che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ancora una volta in centro storico ad Arezzo, tra via Mannini e via del Capitano Ardelli. Ci segnalano, e lo vedremo tramite le nostre immagini, una situazione di sporco, scritte sui muri, bottiglie di birra vuote, ovviamente, perché prima tracannano e poi lasciano le bottiglie di birra dove capita, capita. Insomma, una situazione particolarmente imbarazzante. Vediamo. Ma più centro di così non potrebbe essere, siamo proprio nel centro. Noi continuiamo l'itinerario della vergogna che è questa città quando arrivano i turisti. Questa è una città completamente integrata, completamente che non ha né capo né coda, tutto è rimandato, macchine in tutti i posti, degrado assoluto, gente che piscia da tutte le parti, io non so come posa, e tutto resta normale. Non c'è da dire che domani mattina c'è un miglioramento in piazza Sant'Agostino, no, niente. Resta tutto come prima, come non fosse successo niente. I gabinetti non c'erano, non ci sono, le insegne turistiche non c'erano, non ci sono, e tutto, siamo a livello sotto zero. Beh, naturalmente in queste condizioni è impresentabile il centro storico della città di Arezzo, soprattutto nei confronti di quei turisti che vengono a visitare la nostra città. Io credo che la città toscana più degradata, pensare, secondo me, è una delle più belle in senso assoluto. Domanda: ma tutti coloro che volevano far diventare Arezzo una città a vocazione turistica, che fine hanno fatto? Ma le promesse le fanno tutti, ma qui loro possono promettere che gli pare. I risultati di oggi sono questi, che qui è veramente una città ormai che non ha, che poi io, cioè, io fossi il sindaco di Arezzo non saprei neanche di dove partire, perché è degradata tutta, non c'è un angolo migliore. Poi fanno questi passeggini lì per via Roma, questi boulevard e queste cose che non servono a nessuno, e qui vedere anche la strada, la gente casca sicurissimamente, gli anziani non ci potranno camminare, niente, pisciatoi pubblici da tutte le parti, e quindi questo, e noi si propone il turismo in avvenire. Ci fermiamo un attimo, restate con noi. Dopo quello che abbiamo visto nelle precedenti puntate di Sportello Reclami, e in questa nello specifico, ci troviamo in via Mannini vicino al vicolo del Capitano Ardelli, ebbene, dopo tutto quello che abbiamo visto, la parola turismo deve essere cancellata dal vocabolario aretino. No, scancelliamola, turismo. Sì, così. Scancelliamola, ecco. Diamo un altro sinonimo. Vista la crisi che attanaglia la nostra città, Arezzo, da alcuni anni a questa parte, ecco, se non sfruttiamo il turismo, di cosa camperemo? Ah, io non lo so, di cosa campa non lo so, so che così non può andare avanti, perché ripeto, è una città bellissima e sarà anche mosso il turismo, però non credo che la gente che è venuta ad Arezzo trovi l'incentivo per ritornare, perché questa è veramente una città lasciata allo sbando, della quale neanche si prende in esame. Sì, un pezzettino ora si fa un pezzettino in via Petrarca, poi si fa un altro libro. Ma questa è una città da metterci le mani, di fare una commissione di esperti, no, che vada lì uno che non ci capisce niente, e rimetterla a posto. Dopodiché sarà, è una, se non la più bella città d'Italia. Qui Cortona, no, ci ha preso 100 km, Cortona è la capitale, noi siamo qui aggregati a Cortona. Finisce qui il nostro appuntamento, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.